Ciao e bentrovati, oggi preparo lo strudel. Io qua ho preparato le dosi per preparare due strudel. Gli ingredienti di cui ho bisogno sono: per la sfoglia 500 g di farina, 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva, acqua tiepida quanto basta, e poi vedremo insieme. Per il ripieno avrò bisogno di 1,5 kg di mele pulite dalla buccia e tagliate a piccoli pezzetti, 200 g di fichi secchi tagliati a pezzetti, scorza e succo di 2 limoni, un po' di cannella in polvere circa un cucchiaino, 160 g di zucchero e 200 g di pan grattato. Iniziamo subito a preparare la sfoglia. Allora vado subito a creare una fontanella nella farina. Verso appena un goccino di acqua e mescolo. Ancora un goccino e mescolo. Dopodiché aggiungo i 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva e inizio a mescolare. Man mano che si asciuga aggiungo acqua, fino a che avremo creato un impasto liscio e lavorabile, perché poi questa sfoglia andrà stesa. Pian pianino aggiungiamo acqua tiepida, senza esagerare, mettiamone poca e lavoriamo. Ho preparato l'impasto per la sfoglia, l'ho lavorato, adesso è perfetto. Lo lasciamo riposare un attimo, nel frattempo andiamo ad aggiungere gli ingredienti al ripieno. Allora, le mele tagliate a pezzi, aggiungo il succo di 2 limoni, aggiungo tutta la scorza dei 2 limoni, i fichi secchi tagliati a pezzetti, e lo zucchero, 160 grammi. E vado a mescolare bene. Intanto in una padella vado a sciogliere il burro. È sciolto, quindi verso i 200 g di pan grattato e vado a farlo rosolare. Ho fatto rosolare e tostare il pan grattato. A questo punto posso spegnere il fornello e vado ad aggiungere un cucchiaino di cannella in polvere. Vado a mescolare bene tutto il composto di pane, cannella e burro, così che sprigioni tutto l'aroma appunto della cannella. Mescolo bene. Sul tavolo da lavoro ho messo una tovaglia e ci ho adagiato sulla sfoglia che adesso andrò a dividere, perché devo fare due strudel. La tovaglia ci sarà utile perché devo fare una sfoglia molto sottile e dopo mi aiuterà anche per arrotolare lo strudel. Inizio a tirare la sfoglia e cerco di fare una sfoglia, di preparare una sfoglia rettangolare. Dopo aver tirato la sfoglia il più possibile, aver creato un bel rettangolo con un impasto, con una sfoglia molto sottile, vado a prendere il pan grattato col burro e la cannella che ho preparato prima. Adesso lo divido in due, perché io devo preparare due strudel, e una parte la vado a versare sulla sfoglia. A
adesso vado a distribuirlo su tutta la sfoglia con le mani, va benissimo, lasciandone giusto il bordo pulito, perché mi servirà dopo per chiudere lo strudel. Adesso metà delle mele con fichi secchi e il condimento che ho messo prima, zucchero, succo e scorza di limone, dando una bella mescolata, vado a mettere metà sullo strudel, a distribuirlo bene. A questo punto iniziamo ad arrotolare e a chiudere lo strudel. Per questo motivo c'era bisogno della tovaglia, perché pian pianino vado a spennellare lo strudel con del burro sciolto. Servirà a dare un po' di lucido e croccantezza alla sfoglia. Intanto ho già acceso il forno a 180 gradi e facciamo cuocere per circa 45 minuti, 50 minuti. 180 gradi, forno statico. Ho tirato la sfoglia del secondo strudel, intanto che il primo è già in forno che cuoce, preparo il secondo. Eccolo qua, anche il secondo strudel è pronto, aspetto che finisca di cuocere il primo e dopodiché inforneremo pure questo. Lo strudel di mele è pronto. Spolvero con un po' di zucchero a velo. Se questa ricetta vi è piaciuta, mettete un pollice in su, iscrivetevi al mio canale, ogni giorno nuove ricette.